Matteo, bisogna accelerare la circolazione di palla. Ecco Maldini, Casiraghi, lo aspetta Lobjanidze che lo atterra e c'è calcio di punizione. Avete inquadrato l'autore del fallo, appunto Lobjanidze, è un atteggiamento pensieroso di Arrigo Sacchi. E Zola che si incarica di battere il calcio di punizione per il fallo che abbiamo rivisto. Nelle immagini che si sono proposte dalle squadre esterne 2 e 3 di Milano, guidate da Roberto Gamputi. Parte il cross di Zola, colpo di testa di Chadadze, palla ancora in gioco. Zola la difende, la cede a Di Matteo. Parte il cross di Di Matteo, va ad artigliare in presa Zoidze, c'è anche fallo da parte di Ravanelli. Giocava con due attaccanti molto muscolari, molto forti, anche nei colpi di testa. Ora c'è l'appoggio per le nostre due punte di Zola sul settore sinistro, una zona del campo che, come ricordava Variale, e con compiti affini a quelli del Piero, un ruolo che quando Ancelotti dovesse recuperare Crespo, l'attaccante argentino del Parma, potrebbe diventare abituale proprio per Gianfranco Zola. Rivediamo intanto il fallo di Pessotto, il calcio di punizione è già stato battuto in azione Nemsatze. Vedete che anche Nemsatze è un giocatore sicuramente interessante, gioca in Turchia con il Trabzonspor. Il colpo di testa in copertura di Gianfranco Zola, ma la palla è sempre georgiana. Nuovamente Nemsatze in combinazione con Ketsbaya, stringono la marcatura su di lui, pressing gli azzurri, recupera il pallone con Di Livio, la palla ora è per Ravanelli. Vedete triplicata addirittura la marcatura, il fallo è di Kudinov, a terra Ravanelli, punizione per l'Italia. Vediamo, avete visto il raddoppio di Kobiashvili e Kudinov, mentre Zola è nel possesso di palla dentro per Maldini, ma il passaggio è troppo profondo, ha intercettato Zoidze e ha già dato a Gojiciashvili che scaraventa in profondità per Gogriciani, unica punta, che naturalmente viene immediatamente circondato da centrocampisti e difensori azzurri che recuperano il possesso del pallone. Pessotto, troppo lungo per Di Matteo. Zola però recupera il pallone, poi viene fermato da Nemsatze, in azione il solito Gojiciashvili, e la Georgia gioca con due centrocampisti esterni molto attivi che fanno anche i difensori, come Gojiciashvili e Kobiashvili. Intanto il pallone per Ravanelli che non è felicissimo dello stop, la copertura è di Kudinov, ne esce un angolo. Vi stavo dicendo di Gojiciashvili e Kobiashvili che giocano molto larghi, mentre rivediamo, vedete, buon pallone per Ravanelli che però ha uno stop non precisissimo e Kudinov rimedia. Osserviamo il tiro alla bandierina di Di Livio, palla al centro, messa fuori, prolunga Ketsbaya, poi avanza per questa conclusione che si trasforma in un assist per Maldini. Ferrara, ma Maldini era in posizione irregolare, vedete che non è convinto il nostro capitano, rivediamo, e in effetti non era assolutamente in fuorigioco Maldini, erano saliti tutti gli altri difensori, ma proprio Gojiciashvili lo teneva in gioco. Occasione dunque per la nazionale italiana, nata per la verità in maniera piuttosto fortuita, ma occasione ghiotta, vanificata dall'intervento della terna arbitrale che ha sbagliato nella circostanza. Gara comunque molto corretta, palla in profondità, Nesta si impegna con Gogriciani che affonda alle spalle l'intervento irregolare sul nostro giovane difensore. Accorre subito l'arbitro Abri. Laro. Bruno? Sì, sostituzione. Sì, c'è una sostituzione anche per quello che riguarda la Georgia. Sta per entrare il numero 14 Arvelaz e dovrebbe uscire proprio il numero 11 Gogriciani, che non mi pare infortunato anche lui, cioè mentre Carboni era infortunato.
Bogrisciano mi pare che può uscire tranquillamente, è una scelta tattica di Scivazze. E probabilmente non cambierà nulla, Arvelazze è un attaccante così come Gogrisciani, quindi unica punta, anche se vediamo che Arvelazze si sistema a centrocampo. Ci sono due fratelli Arvelazze, il più noto è Shota che gioca in Turchia con il Trabzonspor, ma stasera non è stato convocato perché è infortunato, mentre osserviamo questo cross insidiosissimo di Ravanelli che taglia tutta l'area, viene però controllata dai difensori georgiani e vediamo che si è spostato invece in posizione molto avanzata Ketsbaya con la maglia numero 9. Quindi sarà Ketsbaya ora a fare l'unica punta con Arvelazze invece a centrocampo. Lungo lancio di Conte, Lobčanice, poi Gojicaishvili. È veramente una furia sulla destra, grande azione di Gojicaishvili. Palla al centro, è ben piazzato Pesotto che arresta bene, dà a Di Matteo che chiama in avanti e Conte. C'è da sottolineare come comunque, a parte tutti i problemi proposti dai nostri avversari, Sacchi deve fare anche i conti con molte assenze. Palla buona per la conclusione che però termina a fondo campo di Casiraghi. Rivediamo, palla molto alta, mentre abbiamo superato la mezz'ora di gioco nel corso del primo tempo, risultato di 0-0, vi ripeto, a parte qualsiasi considerazione sulla spettacolarità della manovra, è una gara questa che l'Italia deve cercare di vincere. Parte intanto il lungo lancio di Sheila, il colpo di testa di Ferrara e tenta di calibrare Arvelazze, un pallonetto chiarissimo alla sua intenzione di battere direttamente a rete perché Toldo aveva un po' abbandonato la linea di porta, mentre comincia ad agitarsi sempre più spesso Arrigo Sacchi, variale. Comincia un po' ad agitarsi Sacchi, diciamo pure che abbiamo assistito a due mosse che sono sembrate quelle di una partita a scacchi. Proprio poco prima che entrasse Arvelazze, Sacchi aveva chiesto al debuttante Pesotto di essere meno timido negli sganciamenti sulla fascia destra e Pesotto, che peraltro era abbastanza libero da compiti di marcatura visto lo schieramento ad una punta della Georgia, lo stava cominciando a fare. Immediatamente è entrato Arvelazze che, come vedi, si è collocato sulla sinistra dello schieramento della Georgia proprio anche per tamponare le eventuali iniziative del difensore juventino, debuttante numero 53 della gestione Sacchi. Intanto abbiamo visto prima un errore da parte dei difensori della Georgia, un tocco insignificante di testa da parte di Ravanelli. E intanto ha predisposto il tecnico Civazze una chiusura a doppio mandata sulle due fasce laterali e proprio l'ingresso in campo, come ricordava variale, di Arvelazze è volto a chiudere gli inserimenti di Pesotto, mentre dalla parte opposta sono Lobčanice e Gojicaishvili che chiudono Zola e Maldini. Quindi è un assetto tattico molto coperto ma indubbiamente elastico quello della Georgia, a testimonianza del fatto che ormai tutte le partite sono difficili e questi georgiani oltretutto hanno dimostrato anche una certa padronanza della tecnica individuale. Palla intanto per Ravanelli, sul quale va a chiudere Kodinov. Va la manovra di sfondamento a Ravanelli, poi mette in mezzo un pallone che Conte colpisce di testa, mandando però da posizione favorevolissima a fondo campo, e forse questa la più netta occasione da gol maturata fino a questo momento. Vedete sul cross di Ravanelli, Conte colpisce da buona posizione ma mette fuori. Ottimo l'inserimento da dietro da parte di Conte che anticipa Sheila ma mette a fondo campo. Batte lungo Lobčanice, quindi è Kobiashvili e Civazze. Il tecnico della Georgia si dimostra molto attento, mentre abbiamo visto un primo piano in panchina Enrico Chiesa che ha giocato la parte iniziale della gara contro la Moldova quando Sacchi
ha rischiato il tridente, salvo poi correggere in corso di gara l'assetto tattico della formazione per tornare al più tradizionale 4-4-2. E Conte ora che scaraventa in profondità, c'è l'uscita di Zoiz, contatto con Casiraghi. E c'è molta difficoltà da parte della nostra nazionale a trovare Varchi. Conte, ecco un pallone per Ravanelli, gli carambola sulla schiena, Ravanelli fa in tempo però a controllarlo, attende Di Livio, tenta di andare via Di Livio, con molto mestiere Kobiashvili lascia sfilare a fondo campo. Rivediamo, vedete Kobiashvili che copre la fascia sinistra della difesa, mentre dall'altra parte c'è Golgi Chaishvili, e giocano come giocavano anni fa quando erano ancora giovani nella nazionale dell'Unione Sovietica, Kanchelskyj e Shalimov, che ricorderete erano due esterni molto efficaci sia in copertura ma anche nelle verticalizzazioni. Scheila in profondità, buono il colpo di testa di Nesta che però finisce per servire Ketsbaya, diventato unica punta. Conte su di lui a disturbarlo, interviene l'arbitro e comanda il calcio di punizione per la Georgia. Rivediamo. Va a battere forse lo stesso Ketsbaya. C'è anche Kinkladze nei pressi del pallone. Eppure Arveladze viene fermato, il tentativo di dribbling di Ketsbaya, c'è l'Italia che prima riconquista il pallone poi lo perde. Avete visto una gara molto molto tattica e sono indubbiamente molto attenti i georgiani. Ora però c'è questo sbarione, Zola non fa in tempo a raggiungere il pallone ma c'è rimessa laterale per gli azzurri e deve farsi vedere qualcuno, ecco l'inserimento verso Di Matteo che però effettua il traversone dopo che la palla aveva già superato la linea di fondo campo. E ci avviamo alla conclusione del primo tempo, un primo tempo nel quale l'Italia ha trovato molta difficoltà ad articolare la manovra di avvicinamento all'area avversaria. E soprattutto per uno schieramento tattico molto coperto della Georgia, che comunque dimostra anche di avere alcune buone individualità. Di Matteo, parte il cross, il colpo di testa del solito Scheila, la palla fuori per la rimessa italiana, vedete quadrato Scheila, Maldini, Zola, cross, palla fuori Di Livio, contro traversone e ancora in calcio d'angolo l'ottimo Scheila. Colonna della difesa della Georgia, questo numero 4 come dicevo gioca nel campionato russo, ed è Di Livio che va a effettuare il tiro dalla bandierina. Palla molto alta, messa fuori, giunge nuovamente a Di Livio che opera l'ennesimo traversone, prova di controbalzo, un tiro insidiosissimo, Conte ribattuto, poi Zola bene di prima a favore di Ravanelli in area, raddoppio, sguscia via Ravanelli, tocca fuori ancora per Zola, Zola all'indietro per Di Matteo, cercano spazio da quest'altra parte gli azzurri, ecco Di Livio, si sovrappone Pessotto, servito, parte il cross di Pessotto, c'è una deviazione ma ancora Scheila mette fuori. Ora gli azzurri stanno giocando con buona continuità in attacco, Conte, Di Livio, Di Matteo, Ferrara, Maldini, converge Zola, si incrocia con Ravanelli, palla per Zola, Zola per Conte, fa sponda per Maldini, in profondità per Casiraghi, Casiraghi si gira, dà in mezzo, Maldini tenta la battuta, in qualche maniera è disturbato anche in piena area di rigore, non riesce a trovare l'impatto con il pallone,
ma c'è stata forse azione irregolare, rivediamo, parte il cross, vedete che alle spalle di Maldini c'è il numero 5 Kudinov che lo sposta in maniera forse irregolare. Intanto c'è il colpo di testa di Ketsbaia, ma non ci sono problemi per il nostro portiere Toldo. Enrico. Bruno, mi pare che quello che rimane il problema per la squadra azzurra è la velocità nella circolazione di palla. In questo forse l'assenza di Albertini si avverte più di altre assenze importanti che Sacchi sicuramente deve soffrire, perché a centrocampo c'è forse sempre un ritardo di un istante che però fa perdere quei pochissimi spazi che i georgiani lasciano, e quindi non avendo troppo spazio poi è difficile riuscire a garantire manovre ficcanti all'attacco azzurro. Sì, in effetti i tempi di gioco di Albertini sono una dote quasi peculiare del centrocampista del Milan, anche se bisogna dire che Conte e Di Matteo stanno tenendo bene la zona. Zola in profondità, c'è questo colpo di testa di Lobjanice che favorisce però Maldini, occorre che qualcuno vada ad aiutarlo, Maldini rovescia al centro e lo stesso Lobjanice ferma il pallone per Kudinov che lo lancia in profondità e c'è intervento irregolare ai danni di Kinklatze che vedete a terra. Al centrocampo Nemsatze. Palla data poi ad Arveladze, ancora Arveladze dopo il sapiente tocco di Ketsbaia che dimostra di cavarsela molto bene anche in avanti. Ora il suggerimento per Kebijashvili di prima a favore di Arveladze, poi l'anticipo di Di Matteo, Conte, Di Matteo. Ravanelli, c'è spazio, Ravanelli però pasticcia un po' in palleggio, poi è Conte che dà a Zola, converge Zola, vedete come stringono con grande senso della coesione di reparto i difensori e Kudinov ha fermato Zola. Ora riparte Kinklatze, attenzione, è un giocatore molto estroso, ecco la combinazione ancora, sempre Kinklatze che dà dentro un pallone per Ketsbaia che è in posizione irregolare, ma sono pericolosissimi i georgiani. Avete visto l'ottima invenzione sullo stretto da parte di Kinklatze che ha smarcato Ketsbaia in maniera molto pericolosa. Ecco che rivediamo l'azione, vedete che fra l'altro non era in fuorigioco, non era assolutamente in fuorigioco il giocatore georgiano. Palla intanto che termina in fallo laterale, ci avviamo alla conclusione del primo tempo, un primo tempo che l'Italia ha giocato sicuramente con lodevole buona volontà, ma evidenziando parecchie difficoltà nella manovra di avvicinamento. Zola intanto il dribbling su Kudinov, mette in mezzo, il pallone termina in gol ed è Ravanelli, ancora lui che mette dentro sfruttando appieno le sue capacità in acrobazia, va a raccogliere l'applauso dei tifosi perugini, è praticamente un perugino Fabrizio Ravanelli che sblocca la situazione portando in vantaggio l'Italia proprio nella fase conclusiva del primo tempo sul cross proveniente da sinistra di Zola. Vedete che Ravanelli anticipa anche il portiere Zoidze in uscita, salta una volta più in alto di Sheila e mette dentro Ravanelli. E sentite l'ovazione del pubblico del Renato Curi di Pianti Massiano per il suo beniamino che conferma una grande efficacia in zona gol. 1-0, gol di Ravanelli. Ed è da sperare che questa segnatura sblocchi in qualche maniera la partita. Intanto c'è questo lungo lancio in profondità sul quale Toldo esce a bloccare. Ormai, come vedete, siamo agli sgoccioli del primo tempo. L'Italia è riuscita a passare in vantaggio con Ravanelli, sbloccando una partita. Intanto c'è un fallo di mano che merita l'ammonizione di Kudinov sul colpo di tacco di Zola. Ammonito. Prima ammonizione della partita, una partita per la verità veramente molto molto corretta. Ammonito Kudinov che ha interrotto con un braccio in maniera plateale il colpo di tacco. Vedete l'arbitro belga Blaro che ammonisce
Kodinov, Di Matteo. Rivediamo, gran colpo di tacco e palla fermata con un braccio da Kudinov. Immagini di nuovo in diretta con Pessotto. Ravanelli, vedete la marcatura assidua su di lui di Scela, che ha giocato un'ottima gara, ma che si è fatto anticipare proprio in occasione del gol azzurro dallo stesso Ravanelli. Era uscito anche il portiere Zoize, gran stacco di Ravanelli, colpo di testa vincente, 1-0 per l'Italia. Ferrara, Maldini. Palla che si spegne in fallo laterale, entriamo nella fase di recupero del primo tempo. Vi ricordo che durante l'intervallo il collega Carlo Paris ed Enrico Variales del caso da bordo campo vi proporranno anche delle interviste. Tanto è in azione Cinclazze, guadagna una semplice rimessa laterale. Ed ecco il fischio dell'arbitro, il signor Bloro, che manda le due squadre negli spogliatoi, e ci sono cordiali applausi da parte del pubblico che ha avuto la soddisfazione di vedere sbloccato il risultato proprio dal beniamino di casa, Ravanelli. C'è da sottolineare il fatto che anche Di Livio ha trascorsi con il Perugia. L'ultima inquadratura è per Ravanelli, mi pare Enrico che non hai ospiti, no? Il tuo no, microfono. Allo stato no, magari proviamo nell'intervallo ad avvicinare qualcuno degli azzurri. Benissimo, ricordando dunque che l'Italia va a riposo in vantaggio per 1-0 sulla Georgia con gol di Ravanelli al 42esimo del primo tempo. Linea a Roma per una serie di suggerimenti commerciali. Siamo in pubblicità.